Si trovava invece al lavoro in Corsica lo chef sardo, entrato in coma dopo una brutta caduta in motorino. 2 settimane di calvario senza che la famiglia riuscisse a portarlo in Italia. È morto. Sentite Francesca Cantini. Ci sono voluti 14 giorni per trovare i soldi necessari a trasportare Michele Foà dall'ospedale di Bastiglia in Corsica a quello di Olbia, vicino alla sua compagna e alla sua bimba di 3 anni. Ma alla fine, forse è stato proprio il tanto agognato viaggio in ambulanza ad essergli stato fatale. Perché Michele, dopo solo un giorno di ricovero nell'ospedale di Olbia, è deceduto ieri sera dopo 2 settimane di coma. Si era trasferito quasi un anno fa in Corsica per trovare lavoro come chef, ma il 13 dicembre un incidente in motorino, il ricovero in rianimazione per un edema cerebrale e il coma. Fin da subito la sua famiglia ha cercato di farlo trasferire in Sardegna, ma i soldi richiesti per il trasporto erano troppi. Inizialmente si trattava di 20.000 euro, poi, grazie alla caparbietà della sorella di Michele, l'importo è sceso a 6.000. Tanti moduli da compilare per il trasferimento di Michele, nessun aiuto da parte delle istituzioni, ha denunciato la famiglia. Ci siamo rivolti a tutti e non abbiamo avuto aiuti da parte di nessuno. Ci ha aiutato solo la gente comune, i giornali, le televisioni, una radio locale che comunque ha fatto sì che potessimo raggiungere un certo tanto di soldi per poter riportare Michele in Sardegna. Ma è stato tutto inutile. Michele se n'è andato a 36 anni dopo l'ultimo viaggio a casa. Poche ore